Signore e signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Terenas, qua affiancato come sempre dal carissimo Karen, e bentornati alla KitKat Break Room. E bentornati anche ad Eli, sì. Siamo alla terza partita della giornata, abbiamo visto due prime partite che da un lato sorprendono, dall'altro lato invece un po' di meno, con gli Excel che... Dico un po' di meno semplicemente perché non ci sorprende il fatto che abbiano vinto. Gli Excel sono in una win streak molto importante e gli Excel... con la sconfitta dello Schalke per mano degli Astralis, sono pari merito per il terzo posto in Europa al momento. Gli Excel sono assurdo. In terza posizione, ragazzi. Siamo veramente ad uno stato strano della competizione. Gli Excel sono riusciti a far funzionare un team che molti avevano pensato essere al di sotto di questa asticella, che invece stanno settando loro così in alto. Una partita caotica, senza ombra di dubbio, ma una partita che ci porta anche a pensare che gli Excel stiano riuscendo a vincere nonostante il provare cose nuove, nonostante il giocare fuori dalle loro zone d'abitudine. Quindi un'ottima impressione da tutti i punti di vista da parte di questi Excel. E ci spostiamo alla partita che stiamo per andare a vedere. Sì, perché dei Vitality non vogliamo parlare assolutamente. Il match che andiamo a vedere invece adesso è un match che, non lo so, ho come la sensazione che può essere più speziato di quello che molti si aspettano. Perché stiamo per andare a vedere il match tra Misfits e G2, con dei Misfits che hanno degli alti e bassi estremamente altalenanti. Sì, i Misfits erano partiti benissimo. La prima settimana dei Misfits ci faceva pensare che al di là di un singolo scivolone questi Misfits potessero puntare alla parte alta alta della classifica. Cobb e Vander una fantastica bottom lane. Vediamo Vitio con le performance della week 1 su Zoe aver sorpreso tutta l'Europa, tanto che quel campione viene permanentemente bannato contro di loro. E Irit che riesce a prendere tanto vantaggio delle ottime statistiche da early game da parte di Irit. Ma i loro avversari sono i G2. Dei G2 che sono caduti per mano dei Fnatic, dei G2 che per adesso sono lì in seconda posizione e che contro i Fnatic e contro lo Schalke in quelle due sconfitte hanno dichiarato qualcosa a tutta l'Europa. I G2 hanno appena scoperto il loro tallone d'Achille. Quando i G2 si mettono in una draft senza via d'uscita, non importa quanta capacità meccanica provino a mettere in campo, quella draft prima o poi si va ad incastrare su uno scoglio. Ed è stato così che i G2 hanno trovato le loro sconfitte. Così è con un po' di packet loss a speziare il tutto, ma non voglio che questo sia un deterrente nel andare a commentare il come mai hanno perso effettivamente. Già. Perché... scusa, dicevi... Vai, prego. Dicevo, perché semplicemente i G2 capisco osare, ma... prendere una draft senza via d'uscita verso il late game solo perché sei sicuro di stompare i tuoi avversari in early game non è osare, è un mettersi inopportunamente in situazioni difficili. Vuoi fare il funambulista su un cavo dentro un dirupo gigantesco e dico sì, è molto bella come cosa, però non farlo con dei pesi su entrambe le braccia e con un jukebox legato alla tua testa, perché non sei un funambulista a questo modo, sei un clown. E lo dico con la gentilezza massima nel cuore, perché so che i G2 hanno dimostrato tanto negli anni, però ragazzi, queste draft non sono da fare, no. Io capisco l'idea che percepiscono molti avversari come inferiori a livello meccanico, ma se vuoi dimostrare di essere migliore, anche le tue draft devono essere le migliori. Quelle dei G2 non lo sono attualmente. Beh, i G2 tendono ad avere una zona di comfort abbastanza marcata in questo meta. Abbiamo visto Jankos tornare in auge su tanti campioni, specialmente il suo Graves, e adesso che i giocatori sono tutti in posizione e manca qualche secondo alla draft, vedremo se anche oggi torneranno su qualcosa di proprio. Detto questo, comunque, i G2, il punto non è tanto sottovalutare o meno la competizione qui in Europa, perché comunque i G2 non li immaginiamo scendere oltre una certa asticella, almeno non con questa formazione. Il punto è che l'Europa poi deve arrivare in internazionale. Ormai sono anni, e anche non pochi, che accompagniamo le avventure dei team europei nell'internazionale e le vediamo ancorarsi poco prima di arrivare al molo. Adesso serve fare qualcosa di più. E non è sottovalutando la competizione che fai quel passo in più. È il momento di entrare nella selezione campioni e parliamoci chiaro. Questa è una nuova decade di League of Legends. È una nuova decade per i G2, perché sono entrati dei nuovi inserimenti con Reckless. Ma è anche il momento di tirare fuori le draft migliori. G2, hanno appena perso Wunder, ha deciso di abbandonare la facility, quindi giocheranno senza il top laner, questa è una cosa molto particolare che vediamo in anteprima in camera. Non so esattamente cosa sia successo, ma vediamo Reckless e Grubbs star male dalle risate al momento. È perché è uscito un nuovo annuncio, teaser per un evento di un MMO
che piace davvero tanto a Wunder. Probabilmente hanno dato a Wunder l'anteprima dell'MMO Riot, ma gli hanno detto che poteva giocarla solo durante la partita di campionato. E quindi Wunder ha loggato anche sull'altro PC. Onesto. Una cosa però veramente interessante che vediamo da questa immagine, oltre alla scomparsa di Wunder, è che stanno giocando dagli uffici, non più dalla gaming house. Questo significa che i problemi di packet loss che sono stati riscontrati per colpa della cattiva connessione della gaming house dei G2 non si ripresenteranno più. Oggi vedremo dei G2 al 100% della loro forma. Parliamo un attimo anche dei ban. Di nuovo assenti sia Pantheon che Thalia nella fase di ban e... Non è detto che lo siano anche nella fase di pick, per quanto riguarda Thalia rimane comunque un buon pick per Jankos, ma Pantheon sì, ormai non mi aspetto più di vederlo. Ecco dove era finito Wunder. 11.3, Gragas che viene bannato, vedere Rell's permanentemente bannata, Blue Side, sono così dannatamente contento. Oh, guarda un po', arriva un Olaf. Beh, è disponibile, Jankos sappiamo essere uno dei suoi migliori campioni e lo era ben prima di diventare rotto, di conseguenza sappiamo che Jankos può puntare su Olaf indipendentemente dallo stato di bilanciamento del campione o degli oggetti del campione. La risposta per Razork sarà Graves, una risposta standard ad Olaf, tanto danno fisico da parte del vichingo e dall'altro lato Graves può giocarci sia con l'agilità della capacità di kiting sia con la grinta. Però è un pick neutrale, non è per adesso una risposta che dice abbiamo risposto ad Olaf. E uno dei problemi di questa patch forse è anche questo, che non c'è più Pantheon per rispondere a Olaf. I nerf a Zucchia Sangue hanno impattato molto di più sul Pantheon che sull'Olaf giungla, perché Olaf può amplificare le guarigioni. Arriva Graves Jhin, una combinazione che sembra aver ritrovato importanza. Giustamente, vuoi un po' di utilità dalla corsia inferiore, vuoi un DPS a bassa gittata, ma sempre un DPS della giungla, e l'hai trovato in questa combinazione. G2, ora devono proporre. Dove proporresti adesso a livello di questa draft? Puoi andare a prendere la tua bottom lane adesso, prendere Senna prima che venga rimossa dai tuoi avversari in seconda rotazione. Senna è anche un matchup tranquillo contro Jhin. Vanno per Ryze e per Renekton. Esatto, la corsia inferiore. Devo dire che Renekton support per abilitare Ryze a pick and carry bot è una strategia che i G2 avevano già proposto in molte delle stagioni precedenti e quindi sì, vanno su qualcosa di standard. Vanno hanno deciso di swappare Ryze e Renekton, perché era rimasto che Ryze era il support che continuava a imprigionare persone, poi Renekton arrivava, stordiva e che hanno nerfato il Zucchia Sangue in questa faccia. Ok, arriva Syndra per Vithio, quindi non sarà Zoe, non sarà la sua zona di comfort. Abbiamo Syndra contro Ryze sulla corsia centrale per i G2 e Ryze non penso vada altrove, perché comunque abbiamo già Renekton per la corsia superiore. Un Renekton alla cieca. Delle draft che per adesso sembra che stiano draftando senza guardare la draft avversaria. Penso che la Syndra sia stata selezionata perché nel momento in cui inserisci Zoe e Jhin devi molto verso il voglio arrassare dalla distanza i miei avversari. E se gli skill shot non vanno a segno, sono dolori. Syndra è un po' quel power pick neutro che ti permette di tenere sotto controllo la situazione in team fight, in quelle schermaglie, esatto. Anche in fase di corsia. Esatto, è per quello che sto dicendo che sembra che non stiano guardando la draft avversaria. Stanno draftando cose che sono neutralmente valide indipendentemente dalla draft avversaria. Mm-mm. Gangplank è rimosso, vogliono mettere a suo agio Wunder. E dall'altro lato abbiamo il ban su Sivir. Sivir, anche lei comunque con i cambiamenti al predatore d'essenza, i buff su buff su buff che quel oggetto ha ricevuto, si trova finalmente in una fase comoda e Reckless è il miglior pilota di Sivir in Europa. Altro ban su tiratore? Sì, sarà Ashe il secondo ban in seconda rotazione da parte dei Misfits. A questo punto verrebbe a pensare che i G2 potrebbero bannare corsia superiore. Hai già bannato Gangplank, cos'altro banni? Camille, in caso tu non voglia giocare contro un Irith in grado di snowballare magari su un errore di Wunder, oppure... Molto dipende però da Camille che si trova con un pegno forse di Gnar? Adesso nerfato. Gnar, sì, forse è meglio. Blitzcrank! Cosa vogliono giocare se hanno bannato Blitzcrank? Lulu. Aphelios Lulu, mi viene da pensare a questo punto. Seraphine Carry Bot anche. E Senna. Anche. Senna non è ancora bannata, eh? Beh, Senna però vorrei vederla pilotare da Reckless più che da Miki, quindi magari Seraphine nelle mani di Miki stesso. Possibile, possono comunque giocare Starving Senna anche con Miki che è esatto, la stitta, eh? Esatto, esatto. Arriva Sion per la corsia superiore, abbiamo un gigantesco muro di ciccia nelle mani di Irith e dovrebbe contestare abbastanza bene Renekton. Questo sposta le attenzioni di Renekton più sul mid game e i G2 adesso andranno a selezionare realmente la loro corsia inferiore. Vedremo da chi sarà composta. O forse il grande puffo andrà bot lane.
Reckless, ok, essere creativi, quello forse sarebbe un po' troppo creativo. Uno. Arriva Senatam Kench. Wow. Ok. Da quanto non vedo un Tam Kench support? L'ultima volta che l'abbiamo visto di fianco a Senna era in LCK. E sì, è passato un pochettino di tempo. Alla fine Tam Kench è sempre stato uno dei pick più aggressivi di Miki, il che già parlare di un Tam Kench aggressivo fa un po' strano, ma sappiamo benissimo come il giocatore tende a pilotare il campione. Rakan contro Tam Kench alla fine, quindi una lane debole per i Misfits, perché comunque Rakan non ha una fase di corsia splendida contro Tam Kench, ma che punta tanto al teamfight. Quel Rakan punterà al cercare di immobilizzare il più a lungo possibile la compagine da DPS da late game dei G2. E se Rakan riesce a tenere fuori gioco Ryze e Senna per tanto tempo, allora Sion può fare il suo lavoro, può permettere alla sua backline, a tutta la sua compagine di danno, di agire indisturbata. Mi piace la composizione G2 perché hanno spalmato molto bene le responsabilità. Hai Olaf e Renekton per tenere sotto controllo l'early to mid game. Ryze che ha smesso di essere un mago da late game perché già in mid game, una volta che prende due oggetti, di cui uno è l'abbraccio serafico, è troppo forte, è maledettamente forte Ryze. È una mitragliatrice arcana che fa troppa paura ormai. E di Ryze voglio parlare un pochettino più nel dettaglio, perché è un campione al quale ci siamo abbastanza disabituati come Spike. Il trovarsi contro un matchup da potere magico per lui è anche molto comodo da alcuni fronti, ma scomodo da altri. E andiamo ad analizzare questa cosa più nel dettaglio poi in partita. Perché signore e signori, è arrivato il momento di entrare su questa landa degli evocatori. Per la terza volta in questa serata, ancora una volta, vedremo due team affrontarsi e saranno G2 Esports Blue Side contro Misfits Red Side. Ma negli hashtag con G2 Win versus MSF Win per questa partita che va a dispiegarsi di fronte ai nostri occhi. Lancio gli hashtag subito perché vedo già un po' di azione. Miki teletrasporto da parte sua, quindi probabilmente si tratterà di... Sì, Starving Senna, abbiamo lo scudo di Doran, abbiamo la falce nell'inventario di Senna. Abbiamo Starving Senna da parte di Reckless. Beh, che dire. Quindi sarà un grosso tank quel Tam Kench a un certo punto. Sarà un tank da Camp Tank? Sì. Spezzapassi. Oddio, spezzapassi devo dire che una volta mi attirava tanto, ma il Camp Tank Turbo con il costo ridotto è molto appetibile per questo tipo di corsia. Però per i meme. Quello sì, quello sì. Vediamo un pochettino i vari setup. Volevo chiudere il discorso su Ryze, quello che abbiamo aperto prima. Sì. Perché Ryze ha degli spike abbastanza volatili. Ha un enorme spike quando va a chiudere l'oggetto, che poi va ad abbassarsi nel decorso della partita, per poi rialzarsi quando chiude l'oggetto successivo. C'è un modo per normalizzare l'efficacia monetaria degli spike di Ryze lungo la partita, ed è acquistando un parabraccio del custode, che però ne rallenta la totalità della build. In un matchup da potere magico non vai per il parabraccia, e quindi hai degli spike molto più altalenanti nell'istante in cui acquisti l'oggetto, e questo va a creare delle finestre temporali dove i G2 avranno un potere d'azione maggiore di quello di Syndra, mentre altre finestre vedranno Vitio in vantaggio. Per questo ti dico che è un matchup interessante quello tra Ryze e Syndra, è un matchup dove voglio vedere il macro dei due team danzare intorno ai propri mid laner. Bel livello 2 qua da parte di Vitio. Caps si ritrova aggredito, che ha deciso di iniziare da prigione runica come prima spell. Contro Syndra da scatto fasico, questa è una scelta curiosa. Beh, alla fine dipende da come vuoi giocare la corsia. Vediamo Caps andarla a congelare praticamente e cercare di farmare da una zona sicura. Bot side, nel frattempo invece Reckless e Miki si trovano a farmare anime sugli avversari. Nyankos clear completato sul lato superiore di mappa, si sposta verso la corsia centrale, ma era appena stato piazzato un lume. Arriva il Ghost, vuole forzare almeno il flash di Vitio. E così è. Via, preso e già è soddisfatto. E questo non rompe neanche lo stato della corsia da parte di Caps. Abbiamo il minion cannone che è arrivato nel range della struttura, ma quello sarà facile da completare. Jankos sta passando tanto tempo nella metà campo avversaria, continua a voler minacciare Razork, ma ha da farmare la sua di metà campo. Corsia superiore Wunder, che ha preso inizialmente un vantaggio di priorità e di farm, viene adesso contestato. Reckless che cerca di ingaggiare su Vander, tanto danno in entrata. Quante anime assorbite, però ora con l'immobilizzamento viene sputato attraverso il muro a parte di Mikix. Mi sa che devi flashare, eh? Eh sì, sono in 4 lì. Vitio ha sfruttato la priorità di corsia, che si è tradotta poi in un collasso ed in un contropush da parte di Caps, perché comunque il mid laner avversario non era lì a premere. E la manovra macroscopica da parte di Misfits è stata molto pulita. Vitio andrà ad intercettare la sua ondata.
non penso voglia prendere tutto quel danno. C'è una marea di minion caster, quindi sarebbero tanti danni in ingresso a livello 3. Razork va addirittura a rubare il red, che per qualche motivo Jankos aveva deciso ancora di non aggredire, e non c'è visione difensiva da parte dei G2. Già, Jankos adesso tirerà l'ultima ascia. Razork ha lo smite disponibile. Viene piazzata visione, lo smite fight viene vinto da Razork. Jankos si trova con un buff in meno nel giro iniziale. L'aver perso tempo in profondità purtroppo ha portato questa conseguenza. E Caps l'abbiamo visto portarsi verso largo granchio? Sì, si è preso largo granchio topside. Ma non prima del recall. E ha perso un sacco di tempo. Voleva prendersi largo granchio e farmare questa ondata sotto torre. Syndra recollerà. E questo è il problema più grosso, perché Syndra camminerà fino alla corsia. Ryze dovrà teletrasportarsi per tornare in corsia, probabilmente. In tutto questo, sulla corsia inferiore, Rakdos e Mikey vanno a pulire l'ondata pushata sotto torre. È un po' più difficile congelare quando è Senna il supporto e quando è Tahm Kench a dover farmare. Ma ricordiamo perché Senna, Starving Senna, Fasting Senna, chiamatela come volete, ma questa Senna che va ad abilitare i tank bot side, perché è tornata a funzionare? Perché è stato buffato sia il drop rate delle anime dai minion che Senna non va a lastittare, e si è passati adesso in media da 2 anime a 3 anime ogni 2 ondate. E le anime valgono da 3 a 8 gold. Esatto. Quindi 5 gold per ogni anima male non ti fa. Sono anche curioso della build che vedremo da parte di Rakdos, perché ci sono diverse varianti di Fasting Senna. Abbiamo la Senna da letalità, abbiamo la Senna da Muramana, abbiamo comunque la Senna da DPS. Quindi molto dipende anche da come Rakdos vuole impostare la partita. Ha la precisione secondaria, quindi potrebbe trattarsi comunque di una Senna da DPS. E ha deciso di abbandonare Mikey al suo destino. Sì, doveva recollare, doveva resettare a tutti i costi. Kobe ha perso un paio di minion sotto la torre. Sì, volevano andare all'aggressione. Alla fine Kobe ha preso il suo piccone, felice così. Rakdos inoltre aveva bisogno di camminare verso la corsia, avendo la guarigione. Quindi è normale che abbia abbandonato lì Mikey, che nel peggiore dei casi si può riteletrasportare verso la lane. Mi soffermo un attimo perché Caps non ha utilizzato il teletrasporto per tornare in corsia, quindi alla fine non gli è neanche costato tanto andare a prendere quell'largo granchio. Un'ondata e mezzo in meno rispetto a Vitio, questo però è una cosa che poi si va a tradurre sui primi oggetti. Non è adesso che Ryze vuole splendere in questa partita. Sta facendo staccare quella lacrima, sta accumulando gratuitamente mana, va bene così. Mirit, spostato dalla corsia superiore, va a prendersi il frutto mieloso per rimanere un po' più tempo in fase di corsia. Almeno può rispondere a tono. Aspetta, con quei 3 minion Ryze sarebbe alla pari di farm. Ryze è a pari di farm. Sì, alla fine la differenza era data semplicemente dall'ondata accumulata che stava farmando. Vitio ha fatto accumulare una doppia ondata, di conseguenza è una cosa che possiamo dedurre dal cambiamento in priorità sulla corsia centrale. E questo non sta andando a favore dei Misfits. Forse che vanno a chiudere gli avversari. Wunder qua mi sa che dovrà flashare a breve, decide di utilizzare il proprio Dominus. Mi sa che sarà facile, prima uccisione, primo sangue che arriva nelle mani di Graze. Razork si prende la kill. Buona. Alla fine hanno provato a contestare, ma Wunder ha flashato all'interno del stordimento di Syndra. E Vander è lì in corsia centrale, scambiata di occhiatacce. Forse non si sono neanche visti. C'è Caps, l'ha visto Vander? Perché stanno andando a chiudere su Razork. Razork rischia. Rischia anche grosso. Ha il flash della sua. Arriverà la prigione runica subito dopo. Immobilizzato. Ulvo esplosivo. Nemmeno il tempo di reagire. Jankos si prende un'uccisione. Risponde a tono. 2 azioni derivate dall'errata lettura della priorità di corsia. Inizialmente vediamo i G2 cadere vittima di questa cosa con un brutto posizionamento da parte di Wunder, e subito dopo vediamo Razork decide di estendere il comitato di benvenuto, se così possiamo dire, nella metà campo avversaria dopo che ha perso la priorità mid lane. È quello che non ho capito. No, Wunder comunque era morto. Ma e l'aveva visto Rakan? L'ha visto proprio passare sulla corsia centrale. E Vander ha deciso, ciao. Questa è un'azione che proprio non capisco da parte di Razork. Una tunnel vision ingiustificatissima. È davvero un peccato, perché avevi preso il primo sangue dalla giungla, potevi portare Graves a impennare nei confronti di Olaf, e per adesso così non sarà. Il lume di controllo è dentro la pit del Baron, sì. A pixel, giusto? Sì, è oscurato dalla texture della pit in quel punto, ma è dentro la pit. Razork qua, bello utilizzo del fumogeno, prende un sacco di tempo. Viene alla fine immobilizzato nonostante tutto, mamma i danni!
alla fine lo stordimento di Syndra ha salvato Razork. Vander ingaggia, cerca il doppio knockup, lo trova anche, porta i reami. Razork non riesce a uccidere, adesso vanno all'inseguimento. Vidio quanti danni che sta prendendo, sta rischiando grosso. Un ultimo colpo di Asha sembra non bastare. Olaf non trova la kill e in tutto ciò Cobb immobilizza Mikix e Reckless. Si unisce Irith all'azione, Jankos che sta rischiando un ultimo colpo, arriva il 4 e finisce su Reckless. Vidio con un bellissimo stordimento, arriva lockdown da parte di Reckless con la W. Caps è tornato di teletrasporto, G2 che vincono la schermaglia, si prendono il messaggero e poi vanno sul drago. Azione estremamente caotica ma gestita molto bene da parte dei G2. Reckless che continuava a curare gli alleati, cercare di continuare a manifestare quanto più DPS possibile. Il flash aggressivo di Miki poi a chiusura per i rallentamenti. Wunder adesso aggressivo anche su Irith, è stato davvero un bel trade quello. Renekton più che felice adesso, riesce a combattere almeno per ora. Quando avrai Ninja Tabi Sion, là la lane è finita. Comunque il posizionamento di Reckless nei teamfight è sempre qualcosa di meraviglioso. Quella Senna ha fatto delle cose surreali. Con solo due spade dalla sua, quindi neanche un inventario che porti a dire bene, hai il danno. Topside ci sono 800 gol di differenza, 30 minion, una kill... Aia se fanno male. E bot side anche la differenza si fa sentire, perché vediamo comunque Senna con 600 gold in più di Rakan e vediamo che Damkench con 200 gold in più di Jhin. Ok, c'è l'assist, ma il farm è lì. Quello è un Damkench che farma nella corsia inferiore e che non si è trovato a soffrire la presenza di un campione da gittata. Perché? Per il matchup favorevole contro Rakan. Quella l'abbiamo detto che per i Misfits era stata draftata come corsia debole. Arriva il trenino Thomas. Dritto verso... No, nemmeno arriva alla fine della top lane. Sì, perché se inizia a canalizzarlo dalla base non arriva fino alla fine della corsia. Ok, ok. Non avevo visto il punto iniziale di canalizzazione. Vidio porta a casa il potenziamento blu, mentre Caps comunque fa collassare l'ondata sotto torre, o almeno per adesso ci prova. Ci riesce anche. Va andare insieme a Razork sulla corsia inferiore, ma... Oh, oh. Sarà un 2 contro 3 per i G2. In realtà la posizione è molto difensiva, infatti l'ingaggio sarebbe stato anche eccessivo. Però Vander aveva la suprema, niente flash, quindi non poteva chiudere subito le distanze e Reckless ha ancora il flash dalla sua. E Tamkench al suo fianco, quindi non lo chiudevi. Vanno per il drago, si espongono adesso sul santuario di Giorgio. Ricordiamo che Graves aveva attraversato il muro con lo scatto. Oh, Vitio è unica, all-in, violentissimo, povero Vitio, è stato bello finché è durato. Una manciata di secondi. E Irith non può sottovalutare i suoi avversari, eh. Lo stesso però occhio. Si può dire anche per Jankos, che adesso è costretto alla fuga. Suprema di Jhin. Jankos cerca di fuggire. Schiva il secondo colpo. Viene beccato dal terzo. Arriva l'Olin di Rakan con il knock-up e con i controlli. Razork si prende un'altra uccisione. Ma guarda botside. Abbiamo Miki e Reckless che continuano ad aggredire la struttura. Tamkench, grazie al demolire, va a catalizzare la capacità di pressione strutturale di Senna, che non è delle più note tra i tiratori. Ma guarda l'inventario di quella Senna, viene confermato che voglia puntare sulla velocità d'attacco, quindi anche nel ruolo più supportivo abbiamo Reckless che vuole partorire DPS all'interno di questa partita. Deducibile dalla precisione secondaria, come avevamo discusso prima a livello di setup di rune. Oh, Wunder, però... quasi troppo aggressivo, arriva il Dominus, i cooldown dovrebbero tornargli a breve, Irith sopravvissuto per un soffio, minaccia per quanto possibile di far flashare Irith. Wunder ha il flash. però non può minacciare. Oh, decide di andare per l'all-in. Razork è troppo tankoso e infatti sta rischiando grosso. Irith alla fine deve flashare ma non trova la kill. Wunder si salva. Un'azione particolare. Si vedeva che i Misfits volessero rispettare i cooldown di Renekton, ma azione botta adesso. Oh, oh. Caps qua va a chiudere immediatamente i danni di Cobb. Disintegrato e Vander non sarà da meno. Bel knock-up, ma ti regala soltanto qualche secondo. Messaggero della Landa nel frattempo evocato sulla corsia centrale. Doppia uccisione trovata da parte di Ryze. G2 che prendono un grosso vantaggio ora. Che male che gli hanno fatto su quella corsia inferiore. È arrivato il... Vizio non so quanto sia saggio perché non ha il flash disponibile e Olaf di danno ne fa tanto. Alla fine è Razork a chiudere l'uccisione. No, è Vizio! Come? Perché? Razork aveva colpito. Sì, Olaf. Sì, ha ottenuto l'assist. Non hai Lyandry nemmeno, Syndra. Sono... Bruciare? Il bruciare non procca così tardi, non c'è qualcosa che rimane. Era tornato fuori cooldown. No, a prescindere, non sarebbe stato sufficiente perché doveva applicare del danno di nuovo perché si attivasse.
e non ha del danno overtime Sindra, o almeno non me lo ricordo. Portare i reami è stato bello finché è durato. Cazzo che si teletrasporta a fianco a Irith, almeno c'è Wunder a proteggerlo. C'è l'entrata di Rakan, bellissimo knock up a chiudere. Caps non ha via di scampo a questo giro. L'ustione regala uno shutdown, ma Rakan Vitio arriva, si teletrasporta per l'uccisione su Wunder. Ma in tutto ciò i G2 almeno prendono le placcature di corsia centrale, un po' di farm, solo un po' di farm, mi sa. Sì, non premono fino in fondo, Jin è già lì, sulla corsia superiore stanno già premendo i Misfits. Pozione della corruzione e colpo di torre? È l'unica cosa è che a questo punto... È davvero l'unica cosa valida. Quindi con l'ultimo colpo di torre è arrivato l'ultimo tick di pozione della corruzione dal basic di Syndra. Rivediamo le variazioni. La prima su Caps, che raccoglie il potenziamento blu ma viene subito aggredito da parte di Razork. Non so se sia stata la cosa più saggia, avevano comunque visione su Rakan, decidono però di ingaggiare su Irith. E Caps si è esposto tanto. L'angolo da parte di Vander è stato ottimo per l'ingaggio, sfrutta i suoi alleati come ponte per chiudere su due persone grazie alla toccata e fuga. E quel potenziamento blu non è andato benissimo, non è durato tanto nelle tasche di Caps. Caps che comunque ha il Luden dalla sua e sta chiudendo le stack sulla lacrima. In tutto questo Senna, abbiamo la faretra solare, abbiamo il piccone, sta cercando quell'uccisore di Kraken e il Camp Tank è confermato per Tam Kench. Wunder, aggressivo sulla corsia superiore. Ora che ci sono i ninja tabi, per Irith è molto più facile combattere. E lo butto un po' a ridere, ma così tanti tank prendono Bramble Vest e ninja tabi in così tanti matchup, che è strano. Che sì, non ci sia una soluzione per i Bruiser per combattere questa cosa. Beh, c'erano, ce n'erano un po' troppe prima, sono state poi modificate nel tempo e questo sembra che sia riuscito a creare una situazione almeno stabile al momento. Certo, ci sono poi tank come Sion che sul lungo andare diventano praticamente immortali, ma sono situazioni casi abbastanza limite. Nikki inizia ad essere abbastanza tankoso su Tam Kench. Il danno che ha preso lo vediamo essere quello di due sfere da parte di Syndra. Ok, Syndra non ha chiuso il mitico. Vander qua potrebbe cercare l'ingaggio, Jankos che rischia grosso, già metà della baraglia capì che scompare, viene divorato da parte di Tam Kench. Ascia finale e via. Testata finale e via. Prendono soltanto la struttura, ma immagino che i G2 volessero di più, soprattutto a 30 secondi dal drago. Già. Il punto è che o divori Olaf o utilizzi il Ragnarok. Utilizzare entrambe le risorse significa aver comunicato male. E adesso... infatti Jankos qua ha rischiato l'ingaggio di Vander, che ha pure investito il Flash oltre che la Suprema. Ouch. Va comunque a contestare sul buff, se lo porta prende a casa. Mickey sul fianco. Oh, dovrebbero ingaggiare. Bulbo esplosivo che separa i Misfits purtroppo. Sion in tutto ciò, topside che push aggressivamente, sono in... ok, situazione curiosa. Razork immobilizzato, sì, da parte di questa Senna. La cannonata arriva, ma lo scudo dell'Immortal Shield Bow lo salva. Wunder di teletrasporto, si unisce al fight proprio come Irith, ma c'è al suo fianco Caps che con la prigione runica gli taglia la strada, gli sega le gambe e non permette al tank dei Misfits di fare qualcosa. I teletrasporti da parte di entrambi i top laner sono arrivati agli antipodi dell'azione. Wunder sul quadrante superiore dell'azione, Irith su quello inferiore, ma il problema è che quando Irith ha completato il suo, Wunder era già lì da un po', è riuscito a zonare gli avversari e questo ha portato Irith ad essere totalmente isolato e disintegrato sul posto. Ok, tanca Sion, ma fino a un certo punto. Inoltre prendono il drago, quindi ne abbiamo una testa e viene scoperta la landa della nuvola. Sì. Una landa che, oddio, visti i due team, non è... probabilmente è la meno emozionante di tutte, però va bene così. E rivediamo il tutto da dove è partito, perché l'azione era partita col portale dei reami da parte di Caps, che aveva costretto Sion ad andare di Suprema verso la metà campo nemica. Quanti flash in avanti? Mickey non ha paura di flashare in avanti con questo Tam Kench e questa è una cosa che mi piace vedere. Razork sì, alla fine l'arco scudo immortale riesce a portarlo al sicuro. E si è visto il buff a quell'oggetto quanto lo stia rendendo viabile su più campioni. Lo stiamo rivedendo su Graves, a discapito della Tempesta Impetuosa, l'abbiamo visto su Corki addirittura. Non ci aspettavamo di vedere Corki, figurati Corki con l'arco scudo. Misfits che ora devono trovare un modo per rientrare in partita e non è neanche così semplice con la loro composizione. Considerato lo scaling dei loro avversari poi. Sì, c'è il critico dalla giungla contro un Bruiser, quindi a livello di danno puoi cercare di giocartela lì, ma il mismatch up in scaling sulla corsia centrale Wunder è massiccio. Wunder qua, rischia grosso, arriva il tentativo di ingaggio da parte di Vander. Connette! Oh, bellissimo qua da parte sua! Per un soffio, ma ha connesso! Ok, non mi aspettavo connettesse lì.
Vander sta giocando un partitone, ma Vander lo sappiamo, è dall'inizio di questa stagione che sta continuando ad essere la guida e anche uno dei principali carry di questi Misfits, tra tante virgolette. È il playmaker del team. E il team si fida di lui, e questa è una cosa che mi piace vedere. Un'azione del genere, un insistere contro un Renekton che aveva i propri cooldown disponibili sotto la struttura, non è una cosa che tutti i team avrebbero fatto con così tanto cuor leggero. Occhio. Immobilizzato Caps, vola la Suprema da parte di Jin, cannonata dalla distanza di Razork. Massacrato! Si prende un'altra uccisione però, che forse poteva tornare utile a Syndra o a quel Jin che... purtroppo è un po' indietro. Sì, Syndra alla fine, ok, è morta tre volte, ma ha anche preso tre kill, ha due assist dalla sua, il dolore di Liandry. Non è messa male, non è neanche quasi triste di dare un'uccisione a Graves, proprio perché parlavamo del mismatch up in scaling tra un Bruiser e un tiratore da critico. Ma sì, Jin è abbastanza indietro, l'avrebbe voluta per sé. Senna ha chiuso nel frattempo l'uccisore di Kraken e ha già anche i gambali del Berserker con una daga extra. Quindi, chiuso il pugnale dell'ira, quella è una Senna che sarà felice di iniziare a fare un DPS ingente nei teamfight. Spostamento di Razork verso il lato superiore di mappa. Non c'è un messaggero a breve. No, anzi c'è il Baron a breve, cosa sto dicendo. Sì, i primi vogliono messaggeri non hanno rotto troppo il macro della partita, che continua a passare... Vado per lo stordimento, quale rischio grosso Razork, ancora una volta esposto. Il blue buff è la sua maledizione. Se va a prendere quello degli avversari, ci muore. Il problema è che a un certo punto sei decoccio. Cioè, capisco il cercare le invasioni per negare risorse, ma non così. Vander qua, che cerca il knock-up per fuggire soltanto e trovare poi la provocazione immediatamente. Bel divorare da parte di Dunkage con una gittata che non mi sarei aspettato di vedere, non a questo modo. Wunder prova ad lanciarsi in avanti, arrivano i nani necessari per abbattere Irith, sembra di sì, con un ultimo colpo di Ryze. Il mitragliatore arcano ancora una volta colpisce e fa un male cane. Ne abbiamo parlato del mid game di Ryze, il fatto che quel campione sì possa scalare molto bene, ma adesso già al primo oggetto e mezzo hai due oggetti e ha un... mid game solidissimo, è in grado di sciogliere interi avversari e abbiamo visto sciogliere un tank che comunque ha il guanto di gelo ardente, quindi di resistenza magica nel suo inventario, per quanta poca, ma ne aveva. Non ho visto se il mantello di Negatron è stato comprato post mortem, ma i danni magici che ha ricevuto Irith mi fanno pensare di no. Se quello doveva essere del danno con quel mantello di Negatron, allora è preoccupante lo stato di Ryze in game. Caps gigante con Ryze. Ma è un Ryze che sapevamo che sarebbe arrivato prima o poi. Una situazione in cui la corsia centrale lentamente, lentamente si sta riportando verso quello scaling. Perché o porti utilità o porti scaling. Parliamoci chiaro. Abbiamo aperto la giornata con Corki contro Azir. Quindi qualsiasi digressione temporale da qui in poi è totalmente giustificata. Abbiamo Senna Tahmkench, abbiamo Corki Azir, abbiamo di tutto, abbiamo preso a grandi mani da un vecchio meta con questa 11.3, ma è normale perché l'avevamo detto che questa 11.3 entrava in competitivo a sciogliere un pochettino quei paradigmi che la nuova stagione e la nuova itemizzazione avevano reso un po' troppo efficaci. Mi sarei aspettato però un po' più Enchanter da parte dell'Europa. Che l'Europa è sempre stata un po' avversa a provare subito i nuovi campioni, i nuovi pick alternativi, ma non per quanto riguarda gli Enchanter. Gli Enchanter sono sempre stata una specialità europea sulle solo lane. Già. Eppure. Almeno non per ora. Siamo solo alla terza partita, c'è ancora tanto spazio all'interno della settimana di oggi per osare. Ricordiamo tra l'altro a tutti gli spettatori che ci stanno seguendo da casa, anche per la 11.3 Viego non sarà disponibile in competitivo. Nope. Troppi bug al momento per il campione, si sta valutando l'idea di renderlo disponibile a partire dalla 11.4, ma ancora non è stato confermato, quindi per le prossime due settimane lo stato del meta sarà così come lo vediamo, almeno a livello di disponibilità dei campioni. Vanno sulla corsia centrale, torre già danneggiata, viene alla fine conquistata. Preme Ryze sulla corsia inferiore e non ci sono rotazioni difensive da parte dei Misfits. Syndra è nella terra di nessuno, non riusciranno a contestare Ryze, sono torri gratis per i G2. Una dietro l'altra cadono le strutture dei Misfits e con il divario in oro che continua a diventare sempre più grosso, prima erano 3.000, poi sono diventate 4.000, adesso siamo a 6.700. In tutto ciò, Jankos decide di farsi prendere fuori posizione. Razork ha rallentato, costretto a flashare pur di salvarsi da un Tahmkench. E considera che c'era in tutto il proc dello scatto fasico, altrimenti il rallentamento del colpo di lingua di Tahmkench sarebbe stato probabilmente esiziale. Adesso che l'abilità è maxata, ricordiamo, è un rallentamento del 70% che dura anche un bel po' nel tempo.
Moonder che ha provato a scattare attraverso i minion e Vito subito, nope, bloccato al volo. Una cosa interessante nell'itemizzazione di Senna è che sembra che sia la Senna che si siede sul pugnale d'ira per trasformare la possibilità di critico in danno hit e vada poi sull'archibugio a ripetizione, perché altrimenti non giustifico la scheggia di Kirkace nel suo inventario. È una cosa che abbiamo già visto, l'abbiamo vista anche in Italia di recente all'interno del PG Nationals, e quindi a Reckless su uno stipendio come quello di una Fasting Senna, questo TP è tipo... molto pericoloso. Wunder ha flashato istantaneamente e adesso verrà intercettato da parte degli avversari. Mi sa di no, non ci riescono. Beh, ha usato delle summoner. Oh, portare le reami da parte di Ryze. Vuole soltanto teletrasportare Jankos. Vito è costretto a flashare attraverso il muro. Decide di utilizzare il Ragnarok. Troppi danni in entrata. G2 che provano l'in. Bello stordimento di Vito. Pronto a ingaggiare la Khan. Bello il knock-up, ma è soltanto su Bikix. Cannonato di Reckless. Distruttivo. Caps in tutto ciò immobilizza Irith. E finalmente arriva. Il divorare in time catch. No! È Vito a chiudere. La pozione della corruzione di Vito sta mietendo più vittime del resto dei Misfits. E arriva anche lo stordimento su Reckless, che però è invisibile. Scatto in avanti. Mikix salva il suo alleato. Che pelo. Mi sa che era il Lyandry a questo giro da parte di Syndra. Ok, c'erano entrambi, almeno quello. Però sì, di danno nel tempo ne sta facendo Syndra, MVP assoluto. Continua a rimanere indietro questo Jhin. Saluti di Lord Dominic. Ricordiamo buffati più penetrazione armatura, motivo che ci ha portato a vederlo prima come secondo oggetto su Miss Fortune e adesso anche su Jhin. Questo teletrasporto è stato... è stato infelice il timing, Irith è arrivato lì tipo, ah! Guarda, c'è un teletrasporto in mezzo alla corsia. Però il flash istantaneo porta Wunder al sicuro e poi scoppia il caos. Tanti danni su Vander, ma ancora non abbastanza. Il portare dei reami per proiettare un alleato nella backline per poi continuare a fare DPS sulla frontline è una strategia molto interessante, ma guarda qui Reckless il DPS. Riesce a trovare Basic Q su Rakan, la Suprema, shotta Rakan e i danni su Sion si sentono. Pesta come un dannato. Bellissimi gli stordimenti da parte di Vito, ma non bastano. C'era anche la cannonata di Razor, giusto in caso non fosse morto Renekton. Reckless doveva salvare il KDA. È stata la Q su Jankos a salvarlo, perché Lyandry stava premendo anche sulla sua di barra degli HP. Mamma, i danni di Ryze. Mamma, i danni di G2 a tutto tondo. Vito ci sta davvero provando a portare alla vittoria questi Misfits. Quello che trovo inquietante però è il fatto che Senna abbia praticamente gli stessi danni di Ryze e non sta farmando. Sì, Fasting Senna è divertente. Quello è davvero inquietante, perché significa che non stai neanche perdendo a livello di spike all'interno della partita non facendo farmare Senna. Confermata inoltre la build con Archibugio. Mobilizzato, però arriva il knock-up, Mikix va subito a salvare il proprio tiratore, cercheranno l'all-in, povero Wunder che si... No, nemmeno si sacrifica! In tutto ciò la decide di girarsi, va per l'all-in, maledetto ancora una volta il povero Renekton! Mikix trova il rallentamento, ai danni di Vito, senza flash non ha via di scampo, c'è Irith sul fianco, con il knock-up potrebbe salvarlo, ma lo stordimento finale col colpo di lingua condannerà l'avversario. Caps cerca prigione runica, mi sa che la troverà in 3, 2... Oh, non ci arriva! Per un soffio, ma non ci arriva! Si è dovuto fermare perché c'era il corridoio del florileggio letale. Se fosse entrato lì sarebbe stato comunque immobilizzato, quindi decidono di disingaggiare dall'inseguimento. Si portano verso l'obiettivo. Reckless continua a farmare anime. Non sappiamo quante ne abbia. Portale corto che porta tutti quanti dall'altro lato, ma comunque dovevano rimuovere il bulbo esplosivo, quindi non è un problema. Immediatamente sul Barone Nashor sono tutti lì, il jungler avversario... È già andato! È appena... tardi. Suprema di coppe verrà parata immediatamente da Mikix. Barone Nashor completato da parte dei G2. 8000 gol di vantaggio adesso. E Drago della Nuvola appena spawnato. Così. I Misfits almeno cercano di contestare. Tamketch prova a chiudere. Viaggio insieme a Caps. Oh, povero Razork. Bellissimo l'utilizzo del fumogeno per prendere tempo. In tutto ciò Irith viene immobilizzato. Arriva Noca, bel cronografo di risposta. No, è la Zonia. Caps si salva per un soffio dal contro ingaggio dei Misfits. Che situazione al limite dell'assurdo. I G2 stanno danzando col fuoco, però non escono scottati. Caps molto in profondità, viene stordito ma non immobilizzato dal florileggio. Mancava qualche pixel. Continuano a premere, tanto Olaf è sull'obiettivo, quindi si concedono di premere sulla mappa e prendere anche dalla loro il drago della nuvola. Che dolore, povero Vander. Mickey con quel Chem Tank Turbo sta continuando ad inseguire gli avversari. Non riescono a contestare neanche Tam Kench al momento. No. Troppo tankoso, troppo difficile da gestire. E ora, conquistato un altro drago della nuvola,
e anche l'inibitore. Oh, e Kabsa ha quasi shottato Jin. Però con lo stordimento arriva a divorare la partita. Mkench cercherà l'all-in. Vander vogliono inseguirlo a tutti i costi e investono tutto pur di ucciderlo. Mikix mi sa che cadrà a questo giro. No! Oh, quel flash contro il muro farà male, te lo ricorderai domani mattina, figliolo. Poco importa, hai preso l'inibitore, Misfits almeno ne escono con due uccisioni. Sì, la rinoplastica di Tamkench probabilmente non era preventivata, ma succede a tutti, lo sappiamo, succede anche ai migliori. Caps ha distrutto la barra degli HP di Cobb, ma ne abbiamo parlato e questa è la fase di gioco dove Caps con Ryze vuole splendere. L'inseguimento nei suoi confronti, la chiusura con teletrasporto in profondità da parte di Irith e Tamkench che stava provando a portare al sicuro i suoi compagni di squadra. Sinceramente, considerando il valore offensivo che Tamkench sta dando a questi flash, fossi stato in Miki non avrei neanche provato a salvarmi. Morto era morto. Sul fianco, Irith cercava di pushare almeno per qualche secondo un'ondata oltre la linea di centrocampo. Wunder immediatamente lì con il segnale di stop lo ricaccia nel suo lato di mappa. E Jin sta provando a fare lo stesso sul quadrante superiore, ma comunque è lento a farlo. Non c'è supporto nei suoi confronti se non una forte visione difensiva. E quella non è una visione che porta Jin a voler premere, è una visione che porta Jin a voler accumulare esperienza in side lane. Un Jin che su 12 uccisioni non ne ha presa neanche una per sé. Quel Warden Mail da parte di Wunder a che cosa punta? Perché poi vedi il Null Magic Mantle e pensi, ok, per quale motivo non la Gargoyle Stoneplate a questo punto? Ci sono diverse vie, abbiamo visto comunque l'orgoglio di Randuin essere un oggetto importante per campioni che vogliono forzare ingaggi in profondità. Vedremo se sarà quello o meno. Detto questo, dobbiamo considerare che in questa partita sono stati uccisi più campioni da pozioni della corruzione che da parte di Jin. Quindi... Oh. Purtroppo il tiratore dei Misfits non è in una bella condizione. Ah, ti ricordo anche che la patch del buff del Frozen Heart, però non è molto utile su Renekton, quindi è un... Il ah, mana, sì, giusto. Yeah. Non molto comodo. Oh! Caps cancellato dall'esistenza, provato a fuggire con il portale di Reami. Wunder che flasha fuori, va ad attivare il Dominus immediatamente. Pegno di Sterak, cerca di rigenerarsi, non è abbastanza. Nel frattempo, topside. Stanno pushando aggressivamente i G2, si conquisteranno la struttura. Misfits però difendono a modo. Continuano a scambiare uccisioni per obiettivi. Al momento Senna ha 164 anime. Ah. 164, ha più range delle torri Senna. 160 perché? Anime e il range delle torri. Sì, sì, è tipo, perché esiste una cosa del genere? Mamma. È Senna ha 825 di range. Che roba assurda. Senna può permettersi di attaccare le torri senza ondate di minion e non venir colpita dalla struttura. Aspetta, sì, continua a prenderne. Ok, ok. E anche il Rapid Fire Cannon, quindi il range è aumentato. Bravo Vitio, qui ha avuto la freddezza di intercettare Caps che provava a ballare intorno ai controlli di Irith. E bravo Irith a creare quel corridoio, perché comunque alla fine Vitio ha solo inserito in un corridoio già definito dai propri alleati. E fa davvero ridere vederlo. Fa davvero ridere da vedere la situazione, vedere Reckless con tutta quella possibilità di critico, con tutto quel danno on hit e tutto quel range. Fasting Senna accumula anime ad una velocità impressionante, specialmente quando giochi in una winning lane bot side e quindi sei libera di continuare ad autoattaccare il supporto nemico in continuazione. Ogni volta che vedo le riprese in basso a sinistra penso, ok, sta per succedere qualcosa, ma che cosa? Stanno sorridendo. Ho appena visto Retork perdere metà della sua barra degli HP e non vedeva Reckless. Sì. In tutto questo Reckless ha anche un ottimo sustain trattandosi di Senna e Jankos continua ad avere un'opera satellitare nei confronti della propria bottom lane molto buona all'interno della partita. Gli ne manca una! Gli ne manca una per le 180 anime, signori. Elisir dell'Ira è quello che continua a ticchettare, il che spiega ulteriormente il sustain che sta ottenendo. Più, più. Oh, cercano l'ingaggio. Vander purtroppo non va a segno la provocazione. Danni. I danni che sta subendo però. Con l'arrivo di Wunder almeno riescono a chiudere l'uccisione. Reckless viene divorato e salvato. Reckless continua con il suo DPS da una distanza siderale. Ha superato le 180 anime adesso. Vuole l'inseguimento sul Razor. Bello stordimento trovato da parte di Vitio. Il knock-up sul povero Mikix che cadrà per mano delle sfere di Syndra. Devi usare la suprema di Syndra per Tamkench. Teletrasporto adesso da parte di Renekton per unirsi al fight. No, K piena carica da parte di Irith. I danni mostruosi. La gittata di Reckless è fuori di testa. È fuori di testa. Non puoi fare nulla. Reckless ha colpito Razork dietro l'inibitore ed era al cancello della base.
E adesso andrà direttamente verso il drago insieme a Jankos. Dove può colpire il drago? Cosa? Dal fiume! Lo colpisce dal fiume! Questa è la risposta! Dal santuario di Giorgio può colpire sì. Il drago! Caps costretto a flashare attraverso il muro, si salva. Soul point ottenuto, signore e signori! Tre draghi della nuvola con quelle supreme! Disgustosa la situazione. Reckless, tra l'altro, in quel fight ha preso 10 anime solo in quel team fight. Madre santa. Povero Razork. Volano 300 teletrasporti diversi. Olaf purtroppo non trova l'olin che sperava. Mikix arriva per il rallentamento su Razork. Scatto difensivo immediato. Oh mamma. Guarda quel range, Niente. Non puoi letteralmente fare niente. Sei zero counterplay. Zero counterplay, signori. Reckless è irraggiungibile. Almeno per ora sembrerebbe di sì. Jankos sta rischiando grosso, non ha Ragnarok. La provocazione è corta di pochi pixel. Rallenta l'avversario. Jankos non so come abbia schivato quello stordimento, ma lo accetto. Cercano l'in ai danni Caps. Cannata a distanza. La Zonia prova a divorarlo di Kix. Ce la fa! Ha divorato per un soffio! Per un soffio Caps! E va Wunder! Giustamente ci prova. Non ha ancora abbastanza danni. Razork di armatura ne ha tanta dalla sua. Un ultimo paio di colpi e non sembrano bastare. Il rallentamento, i rallentamenti congelante alla fine è Jankos a salvare Wunder. Reckless stava continuando a premere, arriva la suprema di Sion, non connette se non contro che il muro. Sul muro e Reckless è lì a continuare. 200 anime mi sa e lo vedremo quando la telecamera si sposterà su di lui. Facci vedere, probabilmente regia. Anche di più, vediamo il replay di quello che è successo. Ah, aspetta, non mi dire che ha ucciso Senna da quella distanza. No, semplicemente Senna purtroppo. Ok. Vediamo. No. No, niente. Ok, semplicemente hanno preso il flash di video. Ci hanno baitato con quel minischermo. Io speravo in una kill da una distanza stupida. Vabbè. Sì, perché siamo arrivati a distanza stupida, non è più range. Vanno per il barone. Probabilmente Reckless potrebbe iniziare ad autoattaccare il barone dalla base dei Misfits, ma ha appena ucciso il lume, l'ha detto. Per adesso non è così. Dobbiamo considerare anche l'impatto dell'archibugio a ripetizione, ma soprattutto quella furia di Winsu e tutto il danno che sta continuando a scaricare dalla distanza. I proc di danno puro dell'uccisore di Kraken. L'ha davvero appena rallentato da quella distanza? E il potenziamento glaciale, esatto. Anche di quello dobbiamo discutere, perché comunque Reckless riesce ad applicare controlli continui sugli avversari e questo abilita anni. I controlli dei propri alleati. Abilita Wunder, abilita Caps, abilita anche un follow up con le asce da parte di Jankos. Resettano per ora i G2, vogliono andare a chiudere gli ultimi oggetti. E di ultimi oggetti si tratta, siamo a mezzo oggetto da Caps e Reckless full build. E fascia d'argento vivo, ha deciso di vendere la Cloak of Agility Reckless per andare di fascia d'argento vivo. Sensato, alla fine l'unica cosa che può colpirti alla gittata che hai è il Disperdi il Debole. Disperdi il Debole, ricordiamo, proietta una sfera oscura ad una gittata di 1400 unità, quindi Reckless ne deve ancora mangiare di anime prima di non essere vittima di quello. 6 anime e... È ho perso 200... il conto. È 214. Sì, no, della gittata attualmente. Allora, parte da 600, giusto? Il problema non è solo la gittata, ma il fatto che tutta quella possibilità di critico già presente, non so esattamente come funzioni tra furia di Winsu e passiva della conversione del critico in rubavita, perché la furia di Winsu effettivamente adesso setta la tua possibilità di critico a 0. Di conseguenza non può trasformarla poi in lifesteal. È quello che mi stavo chiedendo. Non so come vada a funzionare l'interazione tra le due cose. Però nel frattempo vanno sul barone Nashor. Sì. Reckless è lì a creare muro insieme a Wunder e Miki dietro la tana del barone, mentre Jankos lo sta tankando. Però Irit potrebbe ingaggiare sul fianco e qua sta rischiando grosso. Bell'immobilizzamento su tre persone trovato da parte di Reckless. Rischiano grosso, arriva la suprema da parte di Jin. Jankos che si para ai colpi della suprema. E Jin uccide! Abbatte con 1500 danni di 4! Shottato all'interno della tana. Distrutto male e Reckless adesso rischia grosso con Mikix che cadrà. No, per un soffio non cade. Che pelo. G2 che devono battere in ritirata. Ora hanno perso il jungler perché si è tankato tutti i colpi di Jin. E siamo a 37 minuti, Jin fa male. Sì, inoltre siamo a 37 minuti. Jankos sarà morto ancora per un bel po'.
E capisco da un lato l'idea di cercare questo tipo di barone, ma hai appena passato la mano ai tuoi avversari. Adesso sono i Misfits ad avere vantaggio posizionale sull'obiettivo. Cercano di contestare, abbiamo comunque Raid sul fianco da parte dei G2, abbiamo comunque il teletrasporto di Wunder, ci provano. 7000 HP, è una posizione pericolosa questa. Misfits devono prendere questo, a tutti i costi questo baron, viene conquistato, comincia il danno dalla distanza. Aia! Reckless al di fuori della pit del baron, riesce a ingaggiare senza problemi, riesce a fare danno senza problemi, però una flecciare dietro il muro, ma c'è Caps che li intercetta. Irith viene caitato alla perfezione. Reckless mi sa che sta rischiando grosso. I danni di Caps però sono più che sufficienti. Vander flash per salvarsi insieme a Razor, che mi sa che riuscirà a tornare in base. E aspetta. Oh oh. Oh no, rischia grosso. Wow. Bellissimo l'all-in. Bravi Misfits che tagliano subito le gambe a Reckless. Razork qua che sta rischiando perché arriva Ryze. Che danni! Davvero? Ok. Caps purtroppo ha abbandonato il proprio supporto e con Olaf chiudono. L'ace, lo shutdown basta. E con l'ondata di minion bot side possono andare a trascinarli fino all'inibitore, almeno quello della corsia inferiore. Jankos nel frattempo prende l'inibitore della corsia centrale per prendere il controllo poi della situazione della mappa. Mi sa che non possono chiudere però. No, non hanno le ondate per chiudere, prenderanno semplicemente tra tante virgolette due inibitori. E in tutto questo dobbiamo considerare che il vero sconfitto dell'azione è il KDA di Reckless, che ci saluta per la prima volta all'interno della partita. No. 4-1-11, non ha ancora chiuso la fascia d'argento vivo in una scimitarra di mercurio, ma andrà bene così. Rivediamo l'azione, perché Video si è preso una scarica di danno enorme da parte di Ryze senza neanche vedere Ryze. Era Miki a fare da lume all'interno della situazione. Entra Wunder e appena riesce a connettere su Video lo uccide. Tra l'altro la kill è finita a Caps perché l'ha raccolta con un sovraccarico dal fianco. Questo è Drago Maggiore e adesso lo scenario diventa ingestibile per i Misfits. Hanno preso il barone, ma si sono trovati a morire tutti. Non hanno conservato nessun buff, non hanno conservato nessuna mano per loro e hanno appena perso il Drago Maggiore. La cosa più inquietante è stato vedere Mikix cadere così in fretta per mano di Razork. Razork ha la possibilità di critico dalla sua. Razork è un jungler che, come abbiamo detto prima, scala sul danno e scala bene. Sovraccarico fade away da parte di Caps, che non guarda le esplosioni, essendo un cool guy. E adesso voglio vedere come questi Misfits decideranno di rispondere. Senna sta continuando ciclicamente a vendere e ricomprare mezzi oggetti. Venduta la fascia d'argento vivo, abbiamo adesso il sussurro fatale. Reckless cambia build. Sì. Decide di alternare. Meno male che è un supporto, tra virgolette, perché comunque a un certo punto inizia a farmare anche come Fasting Senna. Vediamo i 125 minion, una Senna che ha, una volta conquistate le giuste anime, inizia ad apprendere risorse. E due e tre anni. Poi voglio la conta fine. 233 siamo attualmente. In fila per 6 col resto di due, ma Reckless continua a premere sull'inibitore, non trovano la gettata per aggredirlo e la base dei Misfits è a pezzi. Hanno paura di combattere 3. Finché la benedizione del Drago Maggiore è sui G2. E con tre inibitori abbattuti adesso è anche tosta a evitare il combattimento. I G2 possono continuare a premere, infastidire, e nemmeno le torri sono una zona sicura adesso per i Misfits. Reckless ci ha camminato momentaneamente dentro, ma ricordiamo che Reckless voleva aggredire gli avversari perché ha più range delle strutture stesse. Irith vuole cercare di ingaggiare. Tanto danno ora con sussurro fatale. Qua, nel frattempo sul fianco è cancellato Vitio, l'ho costretto al flash immediatamente. Razork sempre più pericoloso. I danni di quel Graves sono fuori di testa e trova pure lo shutdown. Enorme, enorme Razork. Adesso vantaggio numerico per i Misfits, ma la loro base è a pezzi, i Super Minion continuano ad accumularsi, due per ondata, le ondate arrivano nella loro base, Razork tanto il danno, può cercare di pulire in fretta, ma la responsabilità è enorme, Reckless continua a picchiare da una distanza elevatissima, Razork deve esporsi prima o poi, perché Reckless ha più gittata delle strutture. Già. Le torri non bersagliano Reckless. Però sono molto resistenti e questa è la cosa più importante, ciò che continua a regalare istanti fondamentali per i G2, cerca l'ingaggio Vander, trova il knock-up, no, va a vuoto purtroppo, prende tempo Olaf, grazie all'angelo custode, il DPS di Reckless, uno dietro l'altro, cominciano a cadere i membri dei Misfits con la tripla uccisione, ora possono permettersi di più i G2, Reckless, ultimo d'attacco, un ultimo, quadra kill per lui, vuole la penta a tutti i costi e sappiamo come i G2 sono ghiotti di queste occasioni. Date una penta a quell'uomo! Non riesce a colpire da lì. Purtroppo è troppo distante Cobbe. Non cercherà l'all-in. No, 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 il cronografo. No, Cobbe, no. Sei crudele. Vergogna. Sei malvagio. Disonore su di te e sulla tua mucca. E sono i G2 a vincere, signori.
Che crudeltà da parte dei Misfits negare una pentakill a un uomo con così tanta gittata che nemmeno le torri ci arrivano. G2 vincono il game in maniera convincente con un asterisco, perché sono stati fatti tanti errori per goliardia. È vero? Gli errori hanno cominciato ad arrivare quando la partita l'abbiamo iniziata a considerare chiusa. È stata una partita dove il late game ha lasciato delle finestre di recupero ai Misfits. Perdonami, la telecamera di Reckless con g2esports.com/shop sullo sfondo. Che cosa gli devi dire? Che cosa gli devi dire? Dai, a questo punto anche lui è partito totalmente sul G2 train e... Mio Dio, questi G2, oggi è stata una bella ripresa, oggi è stata una partita molto più lineare nell'early game, dove abbiamo visto una draft con dei pick solidi sulle fasi di corsia, abbiamo visto una draft con decisamente una via d'uscita dal late game, non importa quanto la partita continuasse, lo scaling di Senna è infinito. Viene confermato comunque che Senna non ottiene rubavita dalla sua passiva, okay, quando ha la furia di Guinsoo, quindi paga il dazio della furia di Guinsoo non eccedendo in statistiche extra. E fin qua ci siamo. E quel critico extra che arriva dalla passiva, che succede? No, non lo trasforma, perché comunque ottieni 200 danno on hit dalla furia di Guinsoo e poi basta. Ok. Sì, la passiva di Senna a quel punto con la furia di Guinsoo, quelli sono 55.500 danni. Mamma mia. In 42... mi sa, è record. E da parte di Graves anche dall'altro lato. No, non penso sia record, perché il record... era 1300 danni al minuto. No, è molto più alto da parte di Upset. Mi sembra che sia sui 1600. È una cosa impressionante, perché avevano snowballato durissimo una partita con Ezreal, che stava devastando chiunque intorno a sé. Ma non sono tanti danni di Senna a stupirmi quanto quelli di Graves dall'altro lato. Non siamo abituati a pensare a Graves come hyper carry. Non siamo abituati a pensare al Graves che ti lascia in faccia un Ryze in late game e lo disintegra. Quindi tanto di cappello a Razork, che anche nella sconfitta è il membro del suo team che gioca a testa più alta. Assolutamente. È favorito Graves in questo caso, perché aveva comunque tanti avversari a bassa gittata, escludendo Senna ovviamente. I G2... Senna aveva due volte la gittata di Graves. Sì, un pochino di più mi sa anche. In endgame sì, non era semplice giocarci contro per lui, però che bella performance che ha avuto. Caps, questo scambio con Vander, Caps sono convintissimo che qui non abbia visto Vander, perché Caps aveva già messo la telecamera su Razork, voleva semplicemente uccidere il jungler nemico, e il punto è che alla fine l'hanno ucciso questo TP. L'idea era chiara, voleva cercare un flank Renekton, Wunder però si trova tu per tu con Iris, dice ciao. È stato abbastanza surreale il tutto. Poi qua sei anche riuscito a forzare il flash di Vitio. E Vander ha preso un bel po' di danni da parte di Caps, che ha deciso di non insistere. Il flash l'hai forzato, ma comunque ancora una volta l'ingresso sul fianco di Jankos con Olaf stava mangiando tanti cooldown. E nonostante Jankos abbia avuto quell'inserimento non felicissimo, diciamo, all'interno della Tana del Barone, dove è morto per mano della Suprema di Jhin, ha avuto una partita fondamentale per i suoi compagni di squadra. E sono un paio di partite che Jankos viene relegato ad un ruolo non da protagonista, ma comunque fondamentale per la squadra, perché mangiarsi quei cooldown, minacciare la posizione degli avversari, impedire agli avversari di avere una posizione tranquilla per fare danno, non solo per difendersi. Il problema è questo: la posizione di Jankos impediva alla backline dei Misfits di funzionare. E qui la scarica arcana su Vitio, mio Dio, si è salvato con quanti HP? Il fatto che Kobe abbia perso 1000 HP di rimbalzo è la cosa più inquietante. Ha preso 1200 HP. Beh, il sovraccarico potenziato lo si sente, eh? Sì, sì, sì. E che Ryze in late game è qualcosa che non eravamo più abituati a vedere. Il pianista. Siamo arrivati in questo game a 40 minuti, quindi era proprio la full build più distruttiva possibile. E l'ingaggio di Razork qui intelligentissimo, il bait sul lume di controllo nonostante la gittata di Senna, Caps che prova l'inseguimento e guarda comunque che danni che ha preso, quello è un basic. Quando poi si sono girati su Razork, il danno è bastato, perché di nuovo è Olaf a suonare la carica per il suo team. Questo è stato il momento in cui i G2 con Reckless, che aveva troppa gittata, hanno fatto quello che volevano. Hanno perso in 5 contro 4 qui i Misfits il combattimento, e ovviamente il fattore base a pezzi li ha favorito parecchio G2, perché comunque stiamo parlando dei G2 che stavano giocando con così tanti super minion e Reckless che aveva così tanta gittata. Stiamo parlando molto di questo fattore, ma una Senna con così tante anime non so se l'abbiamo mai vista in competitivo. E qui si è visto anche l'impatto del buff, perché comunque Senna è arrivata nel mid game con quelle anime.
Quella è dovuto al fatto che sia stata una Senna supporto, la Starving Senna, che può tenere più anima a confronto con la Senna Carry, che purtroppo è limitata a causa del fatto che debba lastittare. E comunque stava facendo dei danni in teamfight che non avevano senso. Cioè, nel mid game, Senna senza farmare aveva gli stessi danni di Jin e aveva 160 anime. Già. Ma, signore e signori, a breve entreremo in quello che è il quarto game di questa serata di LEC. Un quarto game di sicuro interessante, ma prima è il momento di un break, è il momento di un KitKat. A fra poco! What a great game, everyone! I think I know what you need. Here, catch! Not again, not again. Even the biggest champ needs a break.